Buonasera dal TG3, è stata aperta all'ospedale militare del Celio la camera ardente con le salme dei 6 militari italiani uccisi a Kabul. A presidiare l'entrata sono schierati dei militari e migliaia le persone in attesa di entrare. Ma vediamo i servizi dei nostri due inviati, Chiara Rossotto e Romolo Sticchi. Lo scambio di colpi di arma da fuoco sembra ormai appurato, è quanto conferma il generale Vincenzo Camporini, capo di Stato Maggiore della Difesa. Questa è quindi la ricostruzione della dinamica dell'attentato fornita oggi. Ma vediamo il servizio di Pierardo Davini. E secondo la ricostruzione fornita dal generale Camporini, che avete visto nel servizio precedente, ci sarebbe stato quindi uno scontro a fuoco dopo l'attentato e sarebbe la prima volta che si verifica una dinamica del genere. Ma vediamo che cosa dicono i vertici militari in Afghanistan che si trovano sul posto. Ci colleghiamo in diretta col nostro inviato Nico Piro. Allora Nico, questa ricostruzione come è stata accolta in Afghanistan? Grazie a Nico Piro. Il Papa ha espresso all'Angelus sul suo profondo sociali e politici e nelle relazioni internazionali. E passiamo agli esteri con Obama, offensiva mediatica del presidente americano impegnato nella difficile battaglia per far passare la sua riforma sanitaria. Nelle sue numerose interviste Obama parla oggi anche dell'Afghanistan. Prima di inviare ulteriori truppe, Obama oggi ha dichiarato che va chiarita la strategia militare da adottare. E intanto domani, dichiarata giornata della pace, gli americani si asterranno per un giorno da qualsiasi attacco contro i talebani. Ce ne parla la nostra corrispondente da New York, Giovanna Botteri. E ora la politica italiana. Si potrebbe tenere domani l'atteso incontro chiarificatore tra Berlusconi e Fini dopo le polemiche e le tensioni dei giorni scorsi. Intanto fa ancora discutere l'intervento del ministro Brunetta ieri al meeting del PDL a Cortina d'Ampezzo. Ce ne parla Mariella Venditti. Ancora politica italiana, un'alleanza programmatica tra le forze del centro-sinistra. Questa è la proposta che Di Pietro lancia a chiusura dell'incontro nazionale dell'Italia dei Valori a Vasto. L'intervista di Pietro è di Valeria Ferrante. Vediamo. Ancora politica, si è conclusa. E nei giorni in cui si torna ora a discutere di bioetica, di testamento biologico dopo la sentenza del TAR dell'Lazio. Martedì il governo darà il via libera alla finanziaria e domani pomeriggio la presenterà ai sindacati, agli industriali e agli enti locali. Tante le questioni sul tappeto, dagli incentivi per l'auto alle risorse per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Ma di tutto questo ce ne parla ora Costanza Miriano. E ora la cronaca, la nave Jolly Rosso, prima che si arenasse nel mare della Calabria 9 anni fa, stava per essere venduta e trasformata in un'officina galleggiante per l'assemblaggio di siluri che sarebbero stati poi venduti all'Iran. Lo rivela un quotidiano che riporta stralci di una relazione dei servizi segreti militari. E di questa inchiesta ci parla Fabrizio Feo. Mont Saint-Michel, la suggestiva isola francese collegata alla terraferma da un istmo che appare e scompare, è uno dei paesaggi più conosciuti ed amati dalla Francia, ma la sabbia rischiava di cancellare la magia dell'isola. Inaugurata oggi una diga che dovrebbe conservare integra questa magia. Ce ne parla il nostro corrispondente da Parigi, Alberto Romagnoli. E parliamo ora del campionato di calcio. La Sampdoria raggiunge in testa la classifica a punteggio pieno. La Juventus perde il Genoa, vince l'Inter a Cagliari e resta 2 punti di distacco. Stasera poi Roma-Fiorentina. Tutto questo ce ne parla Patrizia Rubino. E ancora parliamo di calcio, ma non solo. In studio con noi, come ogni domenica, Olivia Robea. La Sampdoria e Ciacassano hanno giocato male. Grazie Oliviero e passiamo ora a Torino dove si apre il Pre-Italia, lo storico festival della radio, televisione e di internet. In anteprima film di Italo Moscati, Torino gira ed una maratona di 7 ore con filmati delle teche Rai che raccontano la città dove è iniziata proprio l'era della televisione. Per noi l'inviata Margherita Ferrandino.
A Perugia fino a fine ottobre una grande mostra dedicata ad Andy Warhol. Le opere d'arte a sorpresa entrano anche nei negozi e nei ristoranti della città. Per noi c'era Francesca Capovani, vediamo. E termina qui questa edizione del TG3, ma prima di chiudere vi ricordiamo Presa Diretta, il programma d'inchiesta di Riccardo Iacono. La puntata di oggi indaga sui tagli alle spese per le forze dell'ordine e alle prese anche con la legge che regolarizza le tanto discusse ronde cittadine. Tutto questo questa sera alle 21, sempre su Rai 3. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.